Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa bellissima copertina per neonati che io ho deciso di chiamare copertina Aquarius. Questo perché i colori e i punti che ho deciso di utilizzare ricordano molto l'acquario, perché c'è il blu, c'è la sabbia, c'è questo effetto onde. Per quanto riguarda il filato, penso che molti di voi l'avranno riconosciuto, soprattutto se hanno seguito il video nel quale presentavo i nuovi filati estivi della Mistrico Filati. Questa Ve lo avvicino per farvi vedere meglio il gomitolo, che è stupendo. È il filato che si chiama Miss Baby Soft Color. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri ed è 100% cotone soft pettinato, gasato mercerizzato. Per poter realizzare questa copertina, che a me è venuta lunga 84 cm e larga 68, ho utilizzato 250 grammi di questo filato, lavorandoli solo ed esclusivamente con l'uncinetto del numero 3. La lavorazione è semplicissima perché io appunto volevo dar risalto al filato e al colore piuttosto che a un punto, e quindi è un punto in cui si alternano tre giri, due di ventagli, uno di maglie basse alternati a catenelle per tutta la lunghezza. Poi ho rifinito l'intera copertina facendo questo sfiziosissimo bordo di maglie alte, terminando poi con questo punto ad onde, proprio per richiamare appunto il nome che ho dato alla copertina. È una lavorazione semplice, la copertina si realizza in poco tempo ed è perfetta per essere utilizzata in primavera, in estate e anche un po' inizio autunno. Quindi è perfetta appunto per portare i bambini finalmente al mare, soprattutto per questi piccoli che nascono adesso. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Nelsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando Nelsa. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la coperta per neonati, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Miss Baby Soft Color, che è un 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato. È uno di quelli che vi ho fatto già vedere nel video in cui vi presentavo i nuovi filati della Mistrico di quest'estate, e ho deciso di avviare la lavorazione dei nuovi filati partendo da una copertina per bambini e utilizzando questo bellissimo colore di questo bellissimo filato dal colore stampato, che io adoro. Allora, vi farò vedere soltanto un piccolo campione. Io ho montato per la copertina 127 catenelle, mentre per il campione ne ho montate 27. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5, a cui poi dovete aggiungere 2 catenelle per poter avere la fine uguale all'inizio. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle, una e 2, che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Salto le 3 catenelle, le prime 3 catenelle, 1, 2, 3 delle nostre 27, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Rientro dentro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, ricomincio da capo facendo il mio ventaglio, quindi entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. Ancora, prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2. Ancora, prendo il filo, salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Sto per terminare il mio campione, quindi prendo il filo, salto di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una e 2.
2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e ultima catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro. Vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2, 3 e ripeto esattamente quello che ho fatto in giro precedente, solo che adesso abbiamo una base diversa, quindi entro nel foro di 2 catenelle del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora vado nel ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Ancora prendo il filo, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Ancora prendo il filo, vado a fare 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Prendo il filo, vado nell'ultimo ventaglietto e vado a fare il mio ultimo ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Termino entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo e ultimo giro, mi giro con il lavoro, mi alzo con una catenella, entro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto e 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. E adesso vado a fare quello che farò per tutto il giro. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto successivo e faccio la mia ultima maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia bassa. Quindi vi dovete ricordare nel terzo giro di iniziare con maglia bassa e 3 catenelle, poi farne sempre 4 e terminare con 3 catenelle e una maglia bassa. Questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere. Io adesso vi faccio vedere un attimo il primo giro perché abbiamo comunque una base diversa, quindi vi faccio vedere come farlo. Vi ricordo che io ho montato 127 catenelle per la mia come si dice, per la mia copertina e vi farò sapere quante volte poi ho ripetuto i tre motivi prima di andare a fare poi il nostro bordo. Quindi vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 e poi andiamo a lavorare direttamente dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e due, e continuo così. Quindi vado nella maglia bassa successiva e vado a fare di nuovo il mio ventaglietto. 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Quindi questo è ripete il nostro giro. Questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra copertina. Ho ripetuto i tre giri, quindi il mio motivo per 21 volte, quindi da quando ho iniziato giù fino a sopra ho ripetuto il motivo 21 volte e adesso non mi rimane che fare il bordino. Come vi avevo detto all'inizio, io voglio fare un bel bordo alto sia sopra che sotto che di lato, perché voglio che questa coperta sia come un acquario, quindi se avete in mente proprio un acquario, ha questo bordo nero solitamente, ma io utilizzerò sempre lo stesso colore e c'è sempre, sì, sempre lo stesso colore. Quindi andiamo a fare il nostro bordo. Molto semplicemente io farò dei giri di maglia alta e poi rifinirò l'ultimo giro con un giro un po' con un giro che richiami sempre le onde. Quindi mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio.
Io ho fatto il mio terzo giro, quindi adesso posso andare a fare un giro di maglie alte e vado a lavorare in questa maniera. 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Dove ho le 3 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, una e due. Una maglia alta sopra la maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto di 4 catenelle, quindi una, due e tre. Non ne vado a fare 4 perché altrimenti la lavorazione mi si allargherebbe e poi continuo di nuovo, quindi una maglia alta dove ho la maglia bassa, 3 maglie alte dove ho l'archetto di 4 catenelle. Continuo così per il mio bordino in alto, poi vi faccio vedere come si, una volta che si arriva all'angolo, come si fa l'angolo e come si procede poi anche sotto, cioè sotto, scusatemi, di lato. Quindi io continuo a lavorare una maglia bassa sopra ogni, una maglia alta sopra ogni maglia bassa, 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 4 catenelle. Sto terminando il giro di maglie alte in alto e adesso devo girarmi per andare a lavorare lateralmente. Ho fatto le 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E quindi adesso posso continuare a lavorare nella parte lunga della copertina andando a fare in questa maniera. Una maglia alta dove ho il forellino. Una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho il foro, una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho la maglia bassa, sempre orizzontale, una maglia alta dove ho il foro, una maglia alta dove ho la maglia alta. E continuo così quindi per tutta la lavorazione. Io farò più di un giro. Vi ricordo che quando arrivate all'angolo dovete fare sempre 3 maglie alte, quindi quando finirete il giro dovrete fare altre 2 maglie alte all'interno della maglia bassa, in modo tale da averne 3. E quando ricomincerete dovete andare sopra la seconda delle 3 maglie alte e fare, quindi andate qui, fare di nuovo 3 maglie alte, così allargate il vostro giri. Io penso che farò 3 giri e poi vi farò vedere l'ultimo, forse anche 4, dipende. Una volta che ho fatto 3 vi farò sapere se ne ho fatti di più, e una volta fatto l'ultimo giro vi farò vedere come realizzare l'ultimo giro, che diciamo è il giro che richiamerà ancora sempre questa cosa dell'effetto acquario. Dimenticavo, quando siete nella parte sotto della copertina dovete andare a fare una maglia alta dopo le 3 maglie alte, una maglia alta nel ventaglietto, come ho fatto io, 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 4 catenelle e ricominciare. Quindi una maglia alta tra i ventagli, 3 maglie alte nell'archetto di 4 catenelle, in questa maniera. Allora, ho terminato i miei 4 giri, come larghezza e lunghezza per me va benissimo, quindi posso andare a fare il mio ultimo giro, che è il giro che serve per rifinire tutta la copertina. All'inizio volevo fare i pippiolini, però poi ho pensato che forse era più carino creare qualcosa sempre effetto un po' onde, proprio perché è una copertina Aquarius, quindi deve andare a richiamare sempre le cose inerenti al mare, e quindi andremo a fare in questa maniera. Realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 4 maglie alte, quindi una, rientro due, rientro tre, rientro 4. Salto 2 maglie alte, 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima. E ricomincio da capo, quindi 4 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima. E ripetiamo questo per tutto il nostro giro, attorno a tutta la copertina. Quindi facciamolo ancora una volta insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 4 maglie alte. Quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima.
è l'effetto, come vi ho detto, un po' ad onde, quindi è perfetto per rifinire la nostra copertina Aquarius. Terminata questo giro, la mia copertina sarà terminata.